Magari ce lo può spiegare lui al microfono di Daniele Miceli. Buonasera. Sera, mister. Buonasera. Innanzitutto vi segnalo l'abbraccio qualche secondo fa tra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Allora, mister, non sono arrivati i punti, è arrivata però la prestazione soprattutto nel primo tempo spaccato da quel gol di Cuadrado, bellissimo, però io ero a due passi da lei, lei si era già arrabbiato prima che battessero il corner, perché? Perché non abbiamo preso le posizioni che avevamo preparato e perché abbiamo lasciato scoperta una zona fuori dall'area importante da coprire e quindi ci siamo fatti attrarre troppo dalla palla con due giocatori quando ne bastava uno in zona battuta. E poi perché anche mi sembra che insomma nel primo tempo ci sono state le decisioni dell'area della Juventus che ci hanno penalizzato e anche abbastanza evidenti e mi dispiace perché insomma c'erano lì i modi per prendere decisioni diverse e queste sono partite molto equilibrate dove gli episodi giustamente come hanno sottolineato fanno la differenza, ma gli episodi noi li avevamo creati se fossero stati giudicati diversamente. Cosa non le è piaciuto in particolare? Non mi è piaciuto che sicuramente c'erano due rigori per noi nel primo tempo. C'era stato un fallo di Chiellini su Icardi, l'entrata di Mandzukic su Icardi, quelli con l'abito addizionale a 23 centimetri. Dopo le partite cambiano. Come noi abbiamo commesso un errore sicuramente, perché purtroppo in un primo tempo dove abbiamo giocato alla pari ai nostri avversari, ma tutta la partita l'abbiamo fatta alla pari ai nostri avversari, subendo, ma creando, lottando, giocando, gli episodi fanno la differenza. E gli episodi noi li abbiamo creati, solo che dopo poi le decisioni prese non ci hanno favorito. Studio. È di questo che discuteva, adesso li rivedremo con Cesare, ma è di questo che discuteva a fine partita? Beh, ma non è questione di questo, io credo che le immagini voi le vediate bene, siano belle chiare, la palla si ferma lì e Mandzukic ci interviene, quello è rigore, e bisogna fischiarlo, punto e basta. Dopo noi, ripeto, noi abbiamo commesso un errore, abbiamo pagato a caro prezzo, questa azione è stata sicuramente un'ottima prestazione contro la squadra più forte, ci stiamo avvicinando, siamo squadra, questo sicuramente sì. Però il rammarico c'è, appunto per una nostra disattenzione abbiamo perso la partita e poi per degli errori non nostri. Cesare? Allora ti faccio vedere Stefano, ciao, buonasera, ti faccio vedere il primo episodio perché andiamo in ordine cronologico. Tu hai parlato di un rigore di Chiellini con Icardi su un calcio d'angolo battuto da Candreva, certo. Siamo al minuto numero 18. Ci sono due episodi in quella situazione, due contatti, quello di Chiellini e Icardi e quello di D'Ambrosio con Lichtsteiner. Allora, per me questo episodio non è assolutamente calcio di rigore perché qui Chiellini allarga il braccio in posizione favorevole e Icardi cerca di passargli davanti. E poi in questa situazione successivamente ti dico la mia impressione, poi mi dici certo. Tutto in questo momento la mano sinistra di Candreva, di D'Ambrosio, che trattiene la maglietta di Lichtsteiner, si allarga il collo e poi cade. Quindi a mio parere qui c'è un calcio di punizione per la Juventus perché è antecedente a questa cosa. A mio parere non c'è assolutamente calcio di rigore nella situazione che tu denunciavi prima. Vabbè, insomma il calcio è bello anche per questo. Vabbè, ma mancherebbe altro, Stefano. Certo. Io lo vedo diversamente, onestamente. Io credo che invece Chiellini ostacoli la corsa di Icardi che gli era girato le spalle, gli aveva preso il tempo. Vabbè, però il vantaggio di posizione è suo, eh? Non fa nessuna cosa per fare fallo, cioè allarga la posizione perché è in vantaggio rispetto ai cavi e i cardi di giratore. No, Graziano, adesso non voglio per l'amor di Dio, ma io ho giocato a calcio e sono certo. Stato difensore, lì non è vantaggio Chiellini si è fatto prendere alle spalle, ha perso l'uomo e ha alzato il gomito per fermare il movimento di Cardi. Il vantaggio era se Cardi fosse stato davanti a Chiellini, invece lui era andato alle spalle. Comunque sì. Sono curioso di vedere cosa dice anche sullo secondo episodio. Sì, ti faccio vedere su Mandzukic quello che secondo me è un intervento molto molto rischioso, perché in questo caso Mandzukic interviene in scivolata in protezione del pallone e tocca il pallone. A questo punto la sua fortuna è quella, ecco, in questo intervento tocca il pallone e quindi non tocca mai la gamba di Cardi né mai alza la gamba destra che va sul pallone, non alza mai la gamba destra, guarda, rimane ancorato sul terreno di gioco. Guarda Stefano, non si alza mai. La palla rimane lì, e secondo te invece Mandzukic non tocca la gamba di Cardi. Guarda, non tocca mai, guarda la gamba di Mandzukic, che non alza mai, mai. C'è lo studio, non so se sei meglio da opinionista adesso. Non lo so, ti chiedo a te, io la vedo così.
Poi sei tu che devi darmi una spiegazione così. Per me il rigore netto. Allora, per me devo dire netto che perché la palla rimane lì e Cardi poteva ancora prenderla, invece è caduto perché l'intervento di Mandzukic gli ha interrotto la corsa. Guarda, questo è il momento che la tocca al piede, poi non la alza mai, quindi inevitabilmente c'è un impatto, ma è un impatto assolutamente dinamico. Ma se tu prendi la palla e poi interrompi anche la corsa dell'avversario, ma io l'intervento dinamico come fa? Cosa può fare quel colpo? È mica colpa mia se lui fa intervento rischioso in aria, scusa. Se tocca il pallone, è detto te che fa un intervento rischioso, non farlo. La scorrettezza, se lui avesse saltato la gamba destra. Ha interrotto la corsa di Icardi. Vabbè, comunque lo stesso. Dai, devo dire che lo studio è diviso, Riccardo Ferri. No, ciao Stefano. Sì, ma certo che è diviso, ma ci mancherebbe altro che non fosse così. Quello è normale. Io per me sono stati episodi importanti che purtroppo hanno preso un'unica direzione. No, Stefano, ciao, sono Riccardo. Ciao. No, già prima, dietro le quinte, parlavamo di questi episodi e non eravamo d'accordo con Graziano, che lui se arriva appunto quello che è stato detto poc'anzi, secondo me, in quel momento lui proprio non dà più la possibilità. Riccardo, non possiamo dire che la posizione di Chiellini era in vantaggio per il difensore. No, Chiellini no. Si è fatto sorprendere dalle spalle, tu sei stato difensore, hai giocato a calcio, sai benissimo come il momento di Caldi l'avrebbe messo in difficoltà. E allora bisogna capire, ci sono delle situazioni in campo che bisogna capirle e vanno valutate diversamente. Guarda, infatti abbiamo detto comunque è lo stesso, noi abbiamo perso perché abbiamo commesso un errore importante, questo mi dispiace molto perché a fine primo tempo la partita doveva rimanere ancora in equilibrio. Abbiamo giocato la squadra, ci stiamo avvicinando, dobbiamo solamente ripartire, dispiace questo stop sicuramente, ma dobbiamo solamente ripartire. È stato un bel atteggiamento della squadra comunque nel primo tempo soprattutto, probabilmente un po' anche nel secondo tempo c'è stato il tentativo di aprire un po' il campo, di giocare in ampiezza, però non c'è mai stata la possibilità di fare l'uno contro uno con Candreva e con Persi, sono mancate un po' lì, però devo dire che la squadra ha fatto un test importante e questo la dice lunga sulla qualità dell'Inter contro una squadra a mio avviso difficilissima da incontrare. Detto questo, dicevamo prima che Rizzoli, secondo me, lo dicevo prima in separata sede, è stato il peggiore in campo, ma non perché non solo per questi due episodi, ma anche in altre decisioni dove ha ammonito e poteva ammonire di più, quindi è stato secondo me colui che ha gestito male una bella partita. Sì, la partita è stata bella sicuramente, con tutte e due squadre che hanno provato a giocare per vincere, che hanno lottato tanto, che hanno corso tanto. Credo che sia un peccato per noi, un peccato perché credo che qualche rimpianto ci sia per la nostra disattenzione, perché il primo tempo stava per finire e chiaramente poi dopo fare il gol alla Juventus quando sono tutti piazzati dietro, quando lavorano così tanto, quando sono così attenti, così fisici, non è facile. Noi abbiamo avuto qualche situazione che dove andavano prese decisioni più veloci, più concrete e purtroppo non ci siamo riusciti. Ultima domanda social. Buonasera, le propongo la domanda che ha scritto Enzo Castiglia. Chiede, visto che stava perdendo, perché con Dogbia e non Banega non sarebbe servita più qualità che sostanza in quel momento? Ma perché l'equilibrio erano quelli giusti, perché Brozovic aveva preso un pestone e si era innervosito, ma credo che le posizioni in campo ci stavano garantendo una certa supremazia e un certo sviluppo, quindi ho preferito mantenere quelle posizioni. Grazie Stefano Pioli, ad un Inter che esce a testa alta comunque dopo questo big match contro la Juventus, una sconfitta di misura.